Ecco, oggi abbiamo degli ospiti speciali nel nostro santuario di San Pio, speciali perché sono ragazzi che normalissimi, ma ragazzi che desiderano nel loro cuore realizzare la loro vita al servizio del Signore. Sto parlando di questi ragazzi che vivono l'esperienza del seminario e vengono da diversi seminari in Italia. Vengono da Foggia, da Cagliari, da Ozieri e poi dal seminario romano proprio a Roma. Ed è ad accompagnarli proprio dal seminario romano Don Andrea Cola, insieme con gli altri sacerdoti, Don Stefano, Don Roberto e Don Luigi. Intanto, ecco, Don Andrea, il motivo per cui siete venuti qui a San Giovanni Rotondo è in pellegrinaggio, no? Perché Padre Pio è un modello di sacerdote anche per questi ragazzi, ma c'è un motivo anche più bello, più fraterno, voglio dire anche più ludico, per il quale siete qui. In questo momento risiedete a Foggia in questi giorni, perché c'è un evento. Lascio a te la possibilità, ecco, di dirci di cosa si tratta. Sì, grazie dell'invito. Abbiamo raccolto la richiesta di ricevere la visita al seminario minore di Foggia in occasione del centenario della loro patrona, che è la Madre Purissima, la Mater Purissima. E il rettore Don Francesco, che tra l'altro salutiamo perché sta accompagnando un ragazzo che durante uno scontro di gioco calcistico si è infortunato, ha chiamato tutti i seminari minori d'Italia per festeggiare questo evento. E quindi io, diciamo, ho ricevuto anch'io questo invito e ho deciso di proporlo ai ragazzi che accompagniamo al seminario romano minore. E qui abbiamo incontrato poi anche altri confratelli e tutti questi splendidi ragazzi. E l'idea è quella di coniugare il gioco e la preghiera in questi tre giorni che stiamo vivendo insieme in un agguerritissimo torneo chiamato la Clerichettus Cup, dove ne stiamo vedendo delle belle, insomma, con un bel spirito agonistico. Non è che siccome veniamo dai seminari, insomma, non litighiamo, non discutiamo, non ci facciamo pure qualche falletto, qualcosa, insomma, però ci stiamo divertendo in un clima proprio fraterno e il Signore ci sta regalando questi giorni gioiosi. Bellissimo. Io, ecco, mi chiedo anche, vorrei proprio chiedere a uno dei ragazzi: voi siete venuti qui in questo luogo dove ha vissuto un sacerdote che è un modello, no? Padre Pio. Io vorrei chiedere proprio a qualcuno di voi: c'è qualcosa che vi ha colpito di Padre Pio? Non so, io ho qui il microfono. Chi si vuole lanciare a rispondere? Andrea, cosa ti colpisce di Padre Pio? Prima di tutto, Andrea, tu di dove sei? Io sono di Foggia. Sono di Foggia. Sono in seminario da 6 anni. E di Padre Pio, appunto, mi colpisce il suo forte senso religioso, perché appunto anche guardando il film della storia, magari non la conosciamo direttamente, ma dal film mi ha colpito appunto come lui ha avuto il coraggio di intraprendere questa vita, anche perché comunque è difficile la vita monastica, e anche e soprattutto il coraggio con cui magari combatteva contro il demonio che gli appariva, oppure il coraggio con cui magari usciva anche dalle tentazioni, per esempio quella di magari prendersi tutti i soldi della struttura che aveva creato, invece lui no, ha deciso di lasciarli e non tenerli per sé, e quindi è questo proprio che mi colpisce, quindi la sua forza d'animo. Ecco, ma come sacerdote, ecco, Padre Pio, oltre che essere, diciamo, un santo che ha avuto anche dei doni speciali dal Signore, è stato anche un uomo. Ecco, dell'uomo Padre Pio, del frate, che cosa vi colpisce? Tu con la maglia bianca che hai suonato, come ti chiami? Gabriele. Anzi, non, maglia celeste, scusa. A me di Padre Pio, diciamo, come uomo, mi piace come
lui durante, quando era giovane, quando era Francesco potremmo dire, e ha perseverato e ha insistito con i genitori per entrare per l'appunto in convento, proprio perché a quei tempi non c'era molta ricchezza e infatti i genitori, per, soprattutto il padre, per fargli affrontare questi studi è dovuto andare in America per lavorare. Quindi diciamo il perseverare di Padre Pio e il continuare, come poi vedremo che continuerà per l'appunto a perseverare anche quando lo costringeranno ad essere diciamo rinchiuso in convento e non poter uscire e dover celebrare la messa da solo, non poter confessare, una delle cose più belle che il sacerdozio permette di svolgere. Io mi chiedo anche questo, no? Anch'io come voi, prima di intraprendere, diciamo, tra virgolette, questa carriera, questo servizio, no? Dell'essere frate, poi incamminarmi nel sacerdozio, sono passato attraverso un muro invalicabile, che mi sembrava invalicabile, che era convincere i miei genitori. Voi siete molto giovani, ecco, come... Chi vuole magari rispondere, magari se lo vuoi dire anche tu, ecco, come avete convinto i vostri genitori di questa vostra, ecco, di questo vostro progetto, di questo vostro sogno? Starei per dire di questa speranza che il Signore ha seminato dentro di voi. Come ti chiami? Ludovico. Ludovico. Hanno passato il microfono a me perché ho avuto qualche difficoltà su questo aspetto. E io penso che ci siano tante convinzioni sbagliate sul seminario, in specifico sul seminario minore. Quindi quello che ho fatto io con i miei genitori è prima di tutto tranquillizzarli, nel senso che hanno capito che io lì ero felice. E poi hanno capito che non mi toglieva niente alla vita normale il seminario, perché io continuo ad andare a scuola fuori dal seminario, continuo a frequentare i miei amici fuori dal seminario. Ecco, il seminario non ti toglie niente. Ma ti dà tutto. E ti dà tutto. Ti dà tutto. Ecco, immaginiamo di dover fare una sorta di spot pubblicitario del seminario. Ecco, immaginando in questo momento di guardare attraverso la telecamera gli occhi di un ragazzo che in questo momento magari è a casa, che non ha avuto il coraggio come voi di raccontare ai genitori, di dire: mamma, papà, io sogno di diventare sacerdote, io sogno di diventare frate, sogno di seguire Gesù. Ecco, perché magari oggi il mondo propone tanti modelli e magari sono anche modelli contrari anche al Vangelo. Ecco, tu ad un giovane come te, cosa diresti per convincerlo a trovare questa forza, a raccontare a mamma e papà che è bello iniziare ad intraprendere un cammino di amicizia con Gesù, come noi diciamo, un cammino di discernimento? Ecco, come ti chiami? Mi chiamo Simone. Simone, di dove sei? Di Roma. Di Roma. Simone, ecco, guardando proprio nella telecamera, tu a un giovane che come te non ha ancora il coraggio di uscire fuori, di raccontare a mamma e papà, cosa gli diresti, proprio guardandolo negli occhi? Io ti direi: abbi coraggio, perché anche se le difficoltà, le paure che hai dentro, falle uscire fuori. Parla ai tuoi genitori e digli cosa provi veramente, quello che vuoi essere, quello che vuoi diventare, quello che sei veramente. Io ti auguro una gioia nella tua vita, un futuro splendido, perché Gesù sarà sempre con noi, al nostro fianco, anche quando ci sentiamo a pezzi. Tu devi avere coraggio. Sarai un bravo sacerdote anche tu. Ognuno di voi, mi raccomando, custodite veramente nel vostro cuore questo desiderio. Tu in seminario, rispetto alla vita che tu facevi a casa, con i tuoi genitori, con i tuoi fratelli, sorelle, in seminario che cosa hai trovato di diverso, di speciale, che ti ha dato, ecco, come hai detto, la forza, il coraggio di dire a mamma, papà, io voglio stare in seminario? Qual è, cosa fa la differenza? Magari c'è qualcuno che vuole rispondere? Ok, c'è qui, c'è la Sardegna, c'è il microfono già. Cosa hai trovato di speciale in seminario? Di speciale è che uno a casa fai i tuoi orari, ti fai a modo tuo e non stai sì sempre con la tua famiglia. Invece in seminario devi seguire quegli orari per stare più in comunità, stai con altri ragazzi e vedi vite diverse, ambienti diversi e poi tendi anche più come a conoscere nuova gente, perché
la paura di molti ragazzi di entrare in seminario è quella, per esempio, lascio i miei amici e li perdo, anzi, no, ne trovi molti di più, come questi ragazzi che abbiamo incontrato noi in questi giorni con la Clericetus Cup, che fa conoscere nuove persone. E quindi è proprio vera, allora tocchi con mano la parola di Gesù, no? Che dice: sì, chi lascia case, padri, madri, fratelli, sorelle per causa mia, insieme anche a persecuzioni, no? Piccole difficoltà, ma troverà 100 volte di più, è vero? Sì, sì. Allora lo testimoni, lo puoi dire? Sì, eh? Sì. Poi c'è qui anche Suor Sonia, vero? Sonia, qual è il tuo ruolo? Anche è importante un ruolo anche di una figura materna accanto ai ragazzi, ecco, magari una tua esperienza, come svolgi il tuo servizio proprio nella pastorale vocazionale. Sì, sì, è importantissimo un ruolo di una donna, proprio perché, come dicevi tu, ha questa figura materna che ai ragazzi serve tantissimo, oltre chiaramente alla figura paterna del sacerdote. Io in seminario, sto al seminario minore di Roma e mi occupo dell'animazione vocazionale e in particolare del punto vocazionale giovani, che appunto è una realtà che sta nascendo da poco, dove ci sono sia ragazzi e sia anche le ragazze, quindi è una vocazione a tutto campo, dove i ragazzi, appunto, come diceva Simone prima, sperimentano prima di tutto la gioia di essere amici di Gesù. Grazie. Allora, vogliamo concludere un po' questo momento con un canto, il canto del Regina Celi. Regina Celi, alleluia, qui a ragazzi, e che vinca il migliore. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questo spazio della Parola Francesco ai Giovani. E oggi pomeriggio abbiamo qui davvero l'onore di ospitare degli ospiti speciali. C'è qui accanto a me Don Francesco Gioia. Buonasera. Rettore del seminario di Foggia, accompagnato anche da questi ragazzi che fanno l'esperienza proprio del seminario. Ho qui con me, ve li presento, Francesco Paolo, Vito, poi c'è Andrea. Buonasera. E Simone. Buonasera. Ecco, intanto grazie per aver vinto la vostra timidezza. Non vi preoccupate, davvero, questo pomeriggio abbiamo una grande opportunità, quella di comunicare con i nostri telespettatori che ci seguono davvero a casa, ma soprattutto, ecco, una grande responsabilità di comunicare con ragazzi come voi, che sentono nel cuore sicuramente il desiderio di realizzare la loro vita e che anche la vostra scelta può illuminare le loro scelte. Intanto, ecco, Francesco, noi abbiamo visto proprio questa esperienza della Clericetus Cup. In due parole, che cosa è stata questa esperienza? È un'idea che hai proprio tu pensato, progettato, voluto e realizzato? Sì, in occasione di questo giubileo che stiamo vivendo come seminario diocesano minore dell'Arcidiocesi di Foggia, abbiamo dato vita a una serie di eventi. Quale poteva essere un evento più coinvolgente per i ragazzi se non quello di un piccolo torneo? E allora ci siamo inventati, sulla scorta un po' di quella che è la Clericus Cup, la più blasonata Clericus Cup che si tiene a Roma, in Vaticano, sì. Visto che i nostri non sono chierici, ma sono chierichetti, allora abbiamo dato vita a questa Clericetus Cup, un torneo di calcetto a 5 tra i seminari d'Italia. Questo per due ragioni.
sia per dare allo sport quello spazio giusto che ha e deve avere nella compagine ecclesiale e nell'annuncio del Vangelo ai giovani. E in secondo luogo perché lo sport potesse essere la scusa, il motivo perché dei ragazzi che magari in luoghi lontani tra loro fisicamente potessero incontrarsi, scambiarsi idee, scambiarsi esperienze e in qualche modo incoraggiarsi, perché l'esperienza del seminario minore è un'esperienza che viene guardata sempre con una certa con un certo sospetto, ci si chiede, siamo no, in questo periodo si sta di nuovo discutendo la ratio nazionalis dei seminari, se ma è giusto, meno, è giusto non è giusto, che valore ha? Ebbene, questi nostri ragazzi che comunque vivono in tutte le realtà in numeri abbastanza ridotti, da noi ce ne sono 9, altrove 10, da un'altra parte 8, quindi loro rischiano di sentirsi quasi ghettizzati. Sapere che ci sono invece altri amici che vivono e combattono le loro, certo, stesse battaglie, dà coraggio a loro, come ha dato coraggio a noi formatori che ci siamo incontrati mentre i ragazzi giocavano a pallone proprio per scambiarci le nostre esperienze, e abbiamo anche redatto una piccola relazione, un piccolo documento che poi presenteremo ai nostri vescovi proprio perché aiuti questa riflessione circa il modo, le modalità della pastorale vocazionale per gli adolescenti. E io colgo l'occasione anche per dirtelo personalmente, ma lo faccio anche pubblicamente, perché ammiro, vi seguo attraverso i social. Grazie. E ammiro davvero il tuo sforzo, il lavoro che stai facendo con i ragazzi, dove tu, ecco, sei tra di loro fratello tra fratelli, ma anche un fratello maggiore, un padre, e lo vedo e lo si vede. Grazie. E la conferma anche la presenza di questi ragazzi. Io insieme con voi, ecco, vorrei davvero anche ripercorrere un po' anche le parole del Papa che, certo, ha rivolto in questi giorni in terra di Ungheria anche ai giovani, anche ai chierici, ai laici consacrati. E proprio oggi il Papa nella catechesi ha ripercorso il suo viaggio in Ungheria, tenutosi proprio dal 28 al 30 di aprile. E a proposito di questo ha parlato anche di una crisi dell'Europa. E forse nella crisi dell'Europa c'è anche forse la crisi anche dei seminari, la crisi delle nostre case di formazione. Vediamo, ascoltiamo quello che dice il Papa. Certo. Ma che oggi, come emerso negli incontri con i giovani e con il mondo della cultura, la libertà è minacciata. Come? Soprattutto con i guanti bianchi, da un consumismo che anestetizza, per cui ci accontenta di un po' di benessere materiale e dimentica il passato, e si galleggia in un presente fatto a misura dell'individuo. Questa è la persecuzione pericolosa della mondanità. È un problema che riguarda l'Europa intera, dove il dedicarsi agli altri, sentirsi comunità, sentire la bellezza di sognare insieme, di creare famiglie numerose, sono in crisi. È davvero commovente quello che ha detto, vero, il Papa, perché se il Papa parla a livello di società, di Europa, ecco forse magari quello che tu stai portando nel seminario è una risposta positiva a questa sfida che lancia il Papa, no? Quella di prendersi cura dell'altro, tu ti prendi cura di questi ragazzi. Quindi non so, io Francesco, io direi questo, ma avevo preparato questa domanda, potremmo dire allora che il seminario è una sorta di laboratorio nel quale la Chiesa risponde a questa sfida di secolarizzazione in cui l'Europa, ecco, più o meno si sta ammalando, la vecchia Europa? Sì, io riprenderei proprio
la parola chiave del Papa, individualismo, perché sempre più stiamo scoprendo nella nostra esperienza di comunità, ma anche in questo incontro bello che abbiamo vissuto tra più seminari, che la vera profezia per questi tempi è la vita comunitaria. E la vera profezia, in un momento in cui spesso i contesti familiari o anche i contesti scolastici, gli stessi contesti sportivi che portano all'idea di una competizione quasi eccessiva che deve portare alla vittoria a tutti i costi, bene, lì dove c'è la celebrazione dell'individuo, invece i ragazzi sono felici di stare insieme. Ti dico così una sciocchezza. Il gruppo di WhatsApp del nostro seminario si chiamava Seminario, poi i ragazzi qualche anno fa dice: no, Don Fra, dobbiamo chiamarlo La Nostra Famiglia. Bellissimo. E infatti il nostro gruppo di WhatsApp si chiama La Nostra Famiglia, e tutti i ragazzi che vengono, perché noi abbiamo anche delle attività semiresidenziali, restano affascinati da questo. Ma che bello vivere qui, vivere insieme, vivere come una famiglia, vivere da fratelli. Tu hai detto una parola davvero chiave che ci collega anche con il prossimo servizio che vogliamo vedere insieme, che è chiamato così, accoglienza con profezia, perché il Papa a un certo punto poi in un incontro proprio con i consacrati, le consacrate, i sacerdoti, ha detto proprio questo: imparare a riconoscere i segni della presenza di Dio nella realtà, accogliere con profezia. Ascoltiamo insieme. Siamo chiamati a un'accoglienza con profezia. Accoglienza con profezia. Si tratta di imparare a riconoscere i segni della presenza di Dio nella realtà, anche laddove essa non appare esplicitamente segnata dallo spirito cristiano e ci viene incontro con il suo carattere di sfida o di interrogativo. E al contempo si tratta di interpretare tutto alla luce del Vangelo, senza farsi mondanizzare. Stati attenti. Senza farsi mondanizzare, ma come annunciatori e testimoni della profezia cristiana. Ecco, accogliere con profezia, dice il Papa, bisogna saper leggere i segni dello spirito nella realtà. Quali sono i segni che tu riesci a leggere proprio della presenza dello spirito nella realtà che ti circonda, anche attraverso proprio l'esperienza di questi ragazzi che ti portano in casa i segni del mondo, no? Sì, il desiderio di stare insieme. Per me è il più grande dei segni che in questo momento, no, rifacendoci un po' ai signa temporum del concilio, è la richiesta più urgente che ci dice che il messaggio di Cristo, che la Chiesa, che è ecclesia, che è assemblea, che è comunità, può e deve dare tanto a questo mondo. E le comunità del seminario minore ovviamente non vanno più pensate come delle piccole fabbriche per preti in miniatura, ma luoghi di accoglienza dove ciascuno possa vivere e sperimentarsi come chiamato e amato da Dio. Francesco, abbiamo proprio scarsi 2 minuti, una domanda io la voglio fare. Francesco Paolo, prendi il microfono. Ah no, tu c'hai il microfono. Qual è stato il motivo che ti ha portato ad entrare in seminario? Cioè, cosa ti attirava proprio di più dell'esperienza seminario? Come la vedevi e se qualcosa è cambiato dopo che sei entrato? Ecco, io lo vedevo un po' come una seconda famiglia, come avete detto finora. E questa cosa non è cambiata. Anche noi cerchiamo di trasmettere questo agli altri, perché penso che come sono entrato io, così anche gli altri, vedendo questo star bene insieme noi, fa star bene anche loro, li fa sentire anche integrati nel gruppo. Cosa ti manca di più di quello che avevi magari a casa e che oggi forse ti sembra di non avere? Ma sinceramente niente, anzi abbiamo aggiunto qualcosa. E cosa hai aggiunto in più? Anche la conoscenza di Gesù. Grazie, veramente grazie della tua testimonianza. Simone, prendi il microfono, dai, non avere paura. Invece tu cosa ti ha spinto proprio ad entrare in seminario? Quanti anni sono che sei in seminario? Io sono in seminario da 3 anni. 3 anni. E a me mi ha spinto, diciamo, mio fratello, perché vive già da 5 anni in seminario, e che era molto felice. E a volte, diciamo,
posso dire, non voleva tornare a casa proprio perché si stava bene, quindi si facevano varie attività e diciamo mi porto tante cose. L'unica cosa che mi manca un po' è un po' l'amicizia, perché fuori siamo visti un po' come alieni e quindi è un po' difficile fare amicizia, è questo. Però l'amicizia si costruisce sulla verità, quindi porsi nella verità di fronte all'altro, vedrai, troverai quelli che sono gli amici, i veri amici. E intanto grazie di questa testimonianza, ci vediamo subito dopo la pubblicità. Questa è la Chiesa che dobbiamo sognare, una Chiesa capace di ascolto vicendevole, di dialogo, di attenzione ai più deboli, una Chiesa accogliente verso tutti, una Chiesa coraggiosa nel portare a ciascuno la profezia del Vangelo. Desidero far memoria del Cardinale Mezzenti, il quale credeva nella potenza della preghiera al punto che ancora oggi, quasi come un detto popolare, qui si ripete: se ci saranno milioni di ungheresi in preghiera non avrò paura del futuro. Milioni. E abbiamo visto queste immagini del Cardinal Mezzenti, nominato proprio, citato dal Papa, perché questo cardinale, sai, Don Francesco, ha a che fare anche con la storia di Padre Pio. Abbiamo visto anche delle immagini che ci riportano proprio al percorso mosaicato da Padre Marco Rupnik, che accompagna il pellegrino proprio all'incontro con il corpo, i resti mortali di San Pio. E il Cardinal Mezzenti ricevette proprio, testimoniò anche di questa cosa avvenuta, di questo evento prodigioso, di una bilocazione di Padre Pio nella cella in cui lui era imprigionato. Lui non poteva celebrare, ecco, non gli permettevano di celebrare messa, e Padre Pio in bilocazione gli ha portato tutto l'occorrente della celebrazione e gli ha fatto anche da ministrante. Sapete, Padre Pio ha fatto il chierichetto, no? Anche lui a suo modo sacerdote ha fatto proprio il servizio all'altare a questo cardinale, ed è tutto testimoniato. È uno dei doni davvero straordinari di questo grande santo. Però io vorrei chiedere a te questo, Francesco, no? Noi lavoriamo un po' nel nostro servizio di animazione vocazionale e siamo al servizio proprio dei giovani. E la tentazione è sempre quella di fare un po' i conti, di dire quanti ragazzi, certo. No? È sempre, questa è la grande tentazione ed è anche forse la nostra grande tristezza tante volte. Non ci rendiamo conto invece della gioia proprio del servizio, della possibilità che noi abbiamo proprio di condividere la nostra vita con questi ragazzi. Io ti vorrei chiedere questo. Il Papa invece è positivo nel comunicare anche con i sacerdoti, con noi in modo particolare, e ci incoraggia a sognare una Chiesa che non abbia paura del futuro. Ecco, non dobbiamo aver paura del futuro. Forse noi siamo i primi ad aver paura di questo futuro, iniziando a contare. Una tua esperienza personale, come le vivi queste paure, come le esorcizzi? Beh, io penso che sia genetico nel messaggio cristiano la fiducia nel futuro. Del resto, se non avessimo fiducia nel futuro, non avremmo davanti a noi la bellissima, la certa speranza della vita eterna. E quindi un cristiano non può non sperare nel futuro e non può non avere fiducia nel futuro proprio perché Cristo ha vinto. Siamo nel tempo di Pasqua, è Lui che ci dà la forza di sperare che il male ormai è questione di tempo, è questione di qualche altro sprazzo, ma sta per alle finire. Alle ore contate, ormai ci siamo, quindi ecco, il futuro è bello perché è ciò che richiama e dà vita al presente. Noi viviamo in funzione di un futuro che stiamo costruendo, che vogliamo costruire. Se non pensassimo,
se io non pensassi che questi ragazzi un giorno saranno sacerdoti, oppure saranno padri di famiglia, o saranno degli ottimi professionisti, dei bravi artigiani, dei politici, perché no? E a che senso avrebbe l'educazione? L'educazione si fonda sulla speranza. Del resto, non solo la tradizione scritturistica, ma anche la tradizione pagana, mi viene in mente in questo momento Cicerone, che diceva che è stolto chi loda il tempo passato, perché noi abbiamo sempre questa tentazione, ma a quei tempi, ma quando... E invece no, non ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose antiche, ecco, faccio una cosa nuova. E noi siamo protagonisti giorno per giorno, generazione per generazione, di una cosa nuova che il Signore sta facendo per noi. Infatti io sto prendendo proprio questo foglio dove mi sono appuntato questo, lo slogan anche del viaggio apostolico di Papa Francesco in Ungheria era proprio questo: Cristo è il futuro. E il Papa invita a tornare a Cristo, che è il futuro, per non cadere nei venti cangianti della mondanità. Forse una delle conseguenze della mondanità è proprio questo ritornare al passato, rifugiarsi anche nel passato. Intanto io insieme con voi, ecco, vorrei vedere proprio questo messaggio del Papa dove invita i giovani ad essere veri, autentici, il coraggio del vero. Vediamolo insieme. Che bello quando si ha coraggio del vero, che non è mostrare di non aver paura mai, ma aprirsi e condividere le proprie fragilità con il Signore e con gli altri, senza nascondere, senza camuffare, senza indossare maschere. Il Signore, come racconta ogni pagina del Vangelo, non fa grandi cose con persone straordinarie, no, ma con persone vere, limitate come noi. Invece chi si basa sulle proprie capacità e vive di apparenze per sembrare a posto, tiene lontano a Dio del cuore, perché si occupa di se stesso soltanto. Gesù, con le sue domande, col suo amore, col suo spirito, ci scava dentro per fare di noi persone vere. E oggi c'è tanto bisogno di persone vere, tanto. Andrea, prendi il microfono. Queste parole del Papa, no? Che ci invita ad essere veri, tu ti stai allenando per certi versi in seminario a diventare una persona vera. Condividi questo? Sì, perché comunque, diciamo, è fondamentale essere veri sia per presentarsi agli altri, ma anche per conoscersi veramente. Però è difficile, anche per noi seminaristi. Magari c'è stato qualche esempio di qualche ragazzo che magari aveva paura di dire: io sto in seminario. Perché è difficile proprio perché magari la mentalità che i ragazzi, che noi giovani abbiamo oggi, è che bisogna seguire certi schemi, e se tu magari vai fuori da quegli schemi vieni messo da parte. Un po' quello che diceva Simone, che comunque all'esterno del seminario è più difficile fare amicizia, ed è proprio questo, diciamo, un po' la cosa brutta, che non brutta, però la cosa che noi proviamo qualche volta. Però è una sensazione bellissima quando poi tu ti liberi di questo peso, quindi quando tu dici: io sto in seminario, e loro non è che ti cacciano, però iniziano a farti domande, iniziano a essere incuriositi. È questo, quindi per me essere veri è fondamentale, però è difficile. Hai detto una cosa bella, vedi? È nel momento in cui gli altri cominciano a farti delle domande che tu stai scavando dentro la vita di quelle persone, di quegli amici, e cominci a non essere più scontato, ma essere tu stesso una provocazione. Quello è che ti deve far sentire ancora più grande ed essere onorato di seguire il Signore. Quindi è bella questa testimonianza. Vito, il più piccolo. Vito, c'è una maschera che hai dovuto togliere in seminario e che è stato difficile? Che cosa è stato più difficile togliere per essere vero, per essere autentico? Ci hai mai pensato a questo? Sei piccolo forse, no? No. Sei così come sei, no? Sei entrato così come sei. No, qual è stata la difficoltà più grande in seminario? Vabbè. Qual è,
qual è la cosa che ti ha fatto, quale cosa ti ha fatto più fatica nel tuo iniziare e nel vivere questo cammino? Vabbè, la prima è allontanarmi da casa, cioè, e poi basta. E poi basta. Sì. Ma stai bene in seminario? Sì, ti piace? Sì. Sei contento? Sì. Lo consiglieresti ad un ragazzo come te che desidera magari seguire Gesù? Sì. E chi lo sa? Davvero auguri. Intanto, ecco, io vorrei un'altra cosa, no? La preghiera. Francesco Paolo, come vivete la preghiera in seminario? Era diversa la preghiera che facevi a casa da quella che poi hai ritrovato magari nel seminario? Sì, abbastanza. Infatti a casa diciamo che oltre alla messa non vivevo tanto, però in seminario ho scoperto un po' quella che diciamo la preghiera. E cosa hai scoperto della preghiera? Non è solo la messa oppure questi momenti, ma anche un momento di rapporto personale con Gesù, che lo puoi vivere, non ci sono degli orari, è un po'... Noi d'altronde abbiamo in casa questa opportunità e quindi ogni tanto scendere quando stai un po' più giù, andare in preghiera. E fargli un po' di compagnia. È quella che ti fa stare bene forse. Sentite ragazzi, io vi voglio dedicare delle parole con la voce del Papa, proprio le parole del Papa. E c'è questo servizio che si chiama Ciascuno di voi è prezioso. Sono parole che il Papa ha detto ai giovani ungheresi e che io ora riprendo e le dedico a voi. Ascoltatele. Ciascuno di voi è prezioso per Gesù e anche per me. Ricordate che nessuno può prendere il tuo posto nella storia del mondo, nella storia della Chiesa, nessuno può prendere il tuo posto, nessuno può fare quello che solo tu puoi fare. Aiutiamoci allora a credere che siamo amati e preziosi, che siamo fatti per cose grandi. Preghiamo per questo e incoraggiamoci in questo. E ricordatevi anche di fare del bene a me con la vostra preghiera. Cosa dono. E devo dire che questo pomeriggio davvero la chiacchierata è stata davvero bella insieme con Don grazie. Francesco grazie, e questi grazie. Magnifici ragazzi. Francesco Paolo, grazie. Il piccolo Vito, Andrea. Grazie. Andrea, ti invidio tantissimo i capelli. E Simone. Davvero grazie ragazzi, vi auguro davvero di sognare alla grande, come ci ha detto il Papa, di sognare alla grande e di essere uomini veri, prima di tutto una base di umanità vera e poi se Dio vuole davvero renderà di voi dei pastori, ma intanto siete delle pecorelle per ora e quindi è importante crescere e lasciarsi anche teneramente curare da Gesù che è il buon pastore che si rivela per voi tramite proprio la persona di Don Francesco. Don Francesco davvero grazie, grazie e auguri a te. Di cuore. Grazie. E insieme con voi io voglio ora annunciare il prossimo video con il quale anche ci salutiamo perché ogni settimana c'è questo ragazzo, Don Francesco, si chiama Dario Reda, è un insegnante di educazione fisica, è un giovane ma è un innamorato della parola di Dio e lui davvero la commenta la parola e lo fa davvero con passione. Domenica prossima si parla proprio della paternità, della figura del padre. Mostraci il padre e questo ci basta, dice Filippo a Gesù. E Gesù dirà, io sono la via, la verità e la vita. Ecco, vi lascio allora a Dario Reda che commenta proprio il Vangelo della prossima domenica, quinta domenica di Quaresima, e a tutti voi che ci avete seguito in diretta, quindi vi chiediamo anche di perdonare i nostri piccoli errori, ma vi ringraziamo sempre per il calore, l'affetto, la stima, l'amicizia e soprattutto il sostegno della vostra preghiera. Vi riporto davvero alla prossima settimana. A tutti quanti voi, buon ascolto.
Ciao ragazzi, io mi ci vedo proprio nella situazione del Vangelo di oggi. Prova a entrarci anche tu nella scena. Gesù ha appena detto ai suoi discepoli che qualcuno tra di loro lo tradirà, che se ne sta per andare, che va a farsi uccidere. Ai discepoli crolla la terra sotto i piedi, me li vedo, non sanno più dove sbattere la testa. La colonna sulla quale si sono appoggiati fino ad ora non c'è più. Mi sento insicuro, mi sento pieno di paura. Non so più a che cosa appoggiarmi. Pensavo di aver trovato la colonna definitiva sulla quale appoggiarmi per il resto della mia vita. Invece anche questa, quella su cui ho puntato tutto, se ne sta per andare, si sta per spostare. E adesso che faccio? È in questa scena, è in questo clima che si svolge tutto il brano del Vangelo di oggi. E quante situazioni anche nella mia vita che iniziano così. Qualcosa su cui puntavo tutto se ne sta per andare. Qualcosa su cui mi appoggiavo si sposta e io mi sento cadere. Gesù se ne va. I discepoli hanno paura e cercano, sottolineo, sicurezze. Cercano rassicurazioni. E arriva Tommaso e risponde a questo discorso contorto, non capibile dai discepoli, e dice: Signore, come fai a parlarci di via? Non sappiamo nemmeno dove vai. Facci vedere dove vai. Facci vedere dove vai. Qualcosa di concreto. La paura mi fa dire: Gesù, fammi vedere il traguardo. Fammi vedere qualcosa di concreto che possa tenermi a mente nei momenti di sconforto. Fammi vedere l'obiettivo. Fammi vedere il traguardo finale. Allora il cammino per me sarà chiaro. E per me, durante tutti i giorni lo vivo così, nello studio, nel lavoro, nelle relazioni. Fammi vedere come andrà a finire questa cosa, fammi vedere il bel finale, fammi vedere l'obiettivo. Allora sì che mi impegno nel cammino. Tommaso cerca concretezza, cerca ancora questa colonna su cui si era appoggiato e che se ne sta per andare. Cerca concretezza, la paura cerca sempre cose concrete. Fammi vedere l'obiettivo, come faccio io. E allora mi metto in cammino. E Gesù risponde con quasi uno slogan che tutti conosciamo a memoria, ma che se davvero vivessimo in pienezza, tutto il resto della Bibbia non servirebbe più. Basterebbe questo per vivere completamente attaccati, adesi a Cristo. Io sono la via, la verità e la vita. Che meraviglia! Mi commuove il fatto che la via non è un qualcosa da percorrere, è una persona con cui cui camminare. Mi commuove l'immagine che mi è venuta in mente mentre meditavo questo brano di Gesù che cammina e lascia le orme, e io, camminando dietro a lui, cerco di far combaciare il mio piede più in maniera più combaciabile possibile ai suoi passi, alle sue orme. Forse non combacia perfettamente, non posso essere esattamente come lui, qualcosina in meno va bene lo stesso, ma cerco di far combaciare in maniera un po' titubante e timida i miei passi alle sue orme, la via. Il mio piede combacia, aderisce, entra nel piede di Gesù Cristo, nei suoi passi. Questa è la via che mi conduce al Padre. Ma attenzione, conduce al Padre e conduce al vero Dario. Seguire Gesù Cristo mi conduce al vero volto di Dio, ma anche al vero me. Ed è la cosa più bella che esista, la più bella, la via. E poi la verità. In un mondo dove si parla di verità come fake news, no, io ti dico la verità, no, fammi dire la verità, no, questa è la verità, tutti sanno la verità, ma la verità con la V maiuscola, intanto non è qualcosa da sapere, io ho la verità, me sono la verità, è qualcosa di semplicemente combaciabile con tutto te stesso. Non voglio più le mie piccole credenze, non voglio più le mie piccole opinioni, non voglio più il mio piccolo e finito credo. Signore, voglio semplicemente aderire con tutto me stesso a te, che sei la verità, non ce l'hai in tasca, non ne parli bene e basta, sei totalmente la verità. E voglio semplicemente, anche in questo caso, aderire totalmente a te.
la verità, non vero, falso. E lui, Gesù, è la parte del vero, è qualcosa che trascende, è la verità oltre questa dualità di vero, falso. Voglio abbandonarmi a te, la verità, e poi la vita. La vita, anche in questo caso, non è la mia vita, che nella mia vita c'è spazio per il Signore. La mia vita, la vita di Dario, diventa più bella se seguo Gesù Cristo. No, la vita è una per tutti. A me non interessa più avere la mia vita, che la mia vita sia bella, che la mia, sempre questo ego, che la mia vita sia ricca di qualsiasi cosa. No, io voglio che la mia vita scompaia e voglio semplicemente far sì che io mi sintonizzi, che mi armonizzi, che mi renda fluido con l'unica vera vita. Voglio solo sintonizzarmi a te, Signore, che sei la vita, quella ancora con la V maiuscola. Queste tre parole mi fanno sentire un desiderio forte di adesione e di combaciare totalmente a Gesù Cristo. E penso che anche Tommaso abbia provato questo nel sentire Gesù dire queste cose. Non sia turbato il tuo cuore, non sia turbato il tuo cuore che cerchi sicurezze. Lasciati cadere sulla fede. Abbi fede in Dio e abbi fede anche in me. Abbi fede in Dio e abbi fede anche in Gesù Cristo. Sono queste le parole più alte e che mi fanno mollare la presa e appoggiarmi solo sulle orme, sulla verità e sulla vita che è Gesù Cristo. E buona domenica.